Amici dei senza giacca e la pancia del tifoso, siamo in autostrada e stiamo tornando a casa. Sono sereno. Sono molto sereno. Sono sereno perché oggi sono diventato grande. Da oggi la mia giovinezza, la mia adolescenza è terminata. È terminata con la partita più brutta che abbia mai visto negli ultimi 40 anni, ma non per il risultato, perché di sconfitte ne abbiamo viste. Mi ricordo un Napoli-Fiorentina, mi sembra 5-1, quando Batistuta mise il record dei gol consecutivi che ci mitragliò sotto la curva, e fu una partita senza storia, ma c'era un'atmosfera diversa. Oggi un'atmosfera allo stadio bruttissima. La curva ha iniziato a cantare e dopo 10 minuti sono arrivati gli steward, che si sono impossessati della curva, e per protesta non si è cantato più. Non ci siamo divertiti. Uno stadio ammutolito, annichilito, sia da fattori esterni come questa protesta di nuovo degli ultras, e sia da una squadra che ci ha completamente violentato, ci ha stuprato. Ma lo sapevamo, l'abbiamo detto. Una squadra che con l'Inter... E l'Inter è a pezzi, ragazzi. Non ha vinto l'Inter a Napoli perché è veramente a pezzi. Altrimenti chiunque avrebbe vinto. A Cagliari, vergognoso. E oggi viene una squadra che gioca a pallone e che poteva fare 9, 10, 11, 12 gol. E non dico un'eresia, perché ha avuto 11, 12 azioni da gol, palle gol nitide. Io non ho nulla da commentare, se non che con oggi veramente sono devastato, e non lo so, è finito veramente un'epoca di divertimento in curva, un'epoca di vedere una squadra che lotta, che suda, un'epoca di sconfitte dignitose, sempre, un'epoca di simbiosi tra curva e squadra. Non c'è più nulla, non c'è proprio più nulla, nulla. E sono sereno perché non mi dispiace, cioè non ho metabolizzato proprio il lutto. Per la prima volta nella mia vita, oggi lo dico anche vergognandomi, perché non pensavo mai che potesse succedere una cosa del genere, al 60esimo me ne sono andato, ma non perché stavamo 4-1, ma perché ho visto uno stadio San Paolo come non l'ho mai visto prima. Proprio una cosa, chi stava allo stadio e se mi può capire, una cosa sconcertante proprio. Gli olè dei tifosi del Barcellona. Si sentivano le parole dei giocatori in campo. Da un punto di vista tecnico, ragazzi, per me Spalletti ha perso proprio il lume della ragione. Cioè, Spalletti ha fatto il turnover a Cagliari per prendere 4 palloni con il Barcellona. Complimenti Spalletti. E partiamo dal basso con l'Inter che vedo partire dal basso, e soprattutto oggi con un portiere come Meret, che per me se ne deve andare a fanculo Meret. Ragazzi, scusate, ho girato lo sterzo. Se ne andare a fanculo Meret, che rotti coglioni, perché non prende una palla. Sì, tutti incroci dei pali interni, tutti tiri imparabili. Allora è sfortunato, è un gatto nero. Ogni volta che c'è lui è un macello. E con i piedi è ridicolo. Avendo un portiere ridicolo con i piedi, che facciamo? Giochiamo dal basso. Quelli ci vengono a mangiare. Ci pressano alti come ci ha pressato l'Inter, come ci ha pressato il Cagliari. E noi con il Barcellona che ci presta alto continuiamo a incafonirci, a giocare dal basso, a perdere palla e a subire azioni, gol. Per non parlare del primo gol con un bel contropiede da calcio d'angolo nostro. Battiamo il calcio d'angolo e prendiamo gol. Comunque non c'è niente da dire tecnicamente, c'è da dire soltanto che siamo distrutti fisicamente, crollati fisicamente, siamo a pezzi fisicamente, tatticamente senza centrocampo con Anguissà e Lobotka, siamo una squadra scadente. Demme giocatore di buona Serie B, e Spalletti onestamente
Spalletti veramente non riesce più a leggere la partita, si è fatto palleggiare in faccia dal Barcellona. Ma guarda, ha fatto la partita proprio che Barcellona voleva fare. E io faccio i complimenti a Spalletti come glieli ho fatti già sabato. Finisco la curva e applaudo. Bravo Spallettone, bravo, bravo, turnover a Cagliari per giocarci il giovedì col Barcellona all'Europa League e prendere quattro pappine. Bravo Spalletti, bravo, bravo, bravissimo.